Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi un argomento interessante e parliamo di inci. Ho pensato davvero per tanto tempo se portare questo argomento qua perché è davvero molto complesso e molto lungo. Probabilmente non si finirebbe mai di parlare di questo argomento, quindi ero davvero molto indecisa se portarlo o meno, ma a quanto pare è un argomento che interessa parecchio. E su cui volete delle spiegazioni. Quindi quello che voglio fare io oggi è iniziare l'argomento e quindi dare solo delle nozioni di base per capire appunto se vi può effettivamente piacere e se ne vale la pena portare questo argomento nel canale. E quindi insomma fatemelo capire lasciando un mi piace o un non mi piace al video e soprattutto se avete domande, dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Vedo se sarà il caso di realizzare un altro video oppure di rispondervi direttamente sotto, nei commenti. Ricordatevi che, essendo un argomento importante che potrebbe interessare anche altre persone, potete anche condividerlo. Allora, cominciamo dalla base, quindi spiegando che cos'è e cosa vuol dire inci. E cercherò di farlo insomma nel modo più semplice possibile. Allora, INCI è un acronimo, quindi un'abbreviazione di parole inglesi che sarebbero International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, perdonatemi l'inglese, che semplicemente significa nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. È difficile da dire sia in italiano che in inglese, comunque. Quindi, spiegando che cos'è effettivamente, non è altro che la lista degli ingredienti che trovate dietro tutti i vostri prodotti cosmetici. Dunque, dal 1997 tutte le aziende in Europa hanno l'obbligo di scrivere tutti gli ingredienti che compongono il loro prodotto in etichetta. Se non è sulla confezione, probabilmente è sul pack di carta. Saper leggere le etichette ci aiuta a scegliere prodotti più utili alle nostre esigenze e questo serve per permettere ai consumatori di riconoscere ingredienti che potrebbero, per esempio, causare allergie e comunque per sapere già prima dell'acquisto di che prodotto si tratta. Saper leggere le etichette aiuta a scegliere in maniera consapevole il prodotto che stiamo cercando, ci aiuta a capire già se è un prodotto che ci può aiutare o meno, se di che tipo di prodotto stiamo comprando, se è per esempio un prodotto che aiuta a rispettare l'ambiente, se è privo di sostanze inquinanti, ma anche se vale il prezzo, insomma, d'acquisto. Come leggere l'etichetta degli ingredienti? Allora, la lista degli ingredienti la potete facilmente riconoscere perché è preceduta dalla parola appunto ingredienti o al massimo in inglese ingredients. I nomi degli ingredienti sono scritti tutti in inglese oppure nel caso ci siano componenti vegetali vengono scritti con il loro nome latino che per capirci sono i nomi delle piante che vengono utilizzate all'interno del prodotto. L'ordine degli ingredienti segue un ordine basato sulla quantità, quindi all'inizio della lista degli ingredienti ci sarà l'ingrediente con la quantità maggiore e via via seguono tutti gli altri ingredienti. Potrebbe trovarsi all'interno degli ingredienti anche una percentuale, quindi in quel caso specifica la percentuale di quel ingrediente sulla percentuale totale del prodotto, appunto. Gli ingredienti con una dose minore all'1% possono essere scritti sulla lista in modo sparso. Una dritta per riconoscere già alla prima lettura la lista degli ingredienti è quella di guardare alcune paroline chiave. Per esempio, se ci sono all'interno degli oli vegetali, all'interno degli ingredienti troverete la parola oil oppure butter per quanto riguarda i burri.
gli ingredienti che portano profumazione al prodotto li potete trovare sotto il nome di aroma o parfum, e queste sono importanti perché per qualcuno potrebbe creare allergie. Per quanto riguarda invece l'ingrediente che serve per colorare il prodotto, se è un colorante artificiale lo trovate facilmente perché è un codice, semplicemente un numero preceduto da due lettere CI, e in linea di massima questi li trovate sempre alla fine della lista. Per quanto riguarda invece tutti gli ingredienti naturali provenienti da origine biologica, li trovate affiancati da un asterisco. Ultima cosa che vorrei dire oggi in questo video è che gli ingredienti che trovate sulla lista sono comunque tutti regolamentati per legge, paese per paese, quindi in questo caso ogni paese ha la sua regolamentazione. La legge infatti prevede delle concentrazioni massime consentite che c'è da fare un appunto. In Italia, diciamo, sono molto generosi rispetto al resto dell'Europa, sia con le concentrazioni di particolari ingredienti che con la lista appunto di alcuni ingredienti che magari in altri paesi sono vietati, però in Italia no, sempre comunque utilizzati in percentuali che secondo la nostra legge italiana non sono pericolose. Anche se regolamentate per legge, però c'è da dire che non è detto che un ingrediente sia completamente innocuo. Alcuni ingredienti, infatti, che sono utilizzati appunto dalla nostra legge italiana, possono essere per esempio allergizzanti o creare intolleranze, come potrebbero essere per esempio, cominciamo con le parole difficili, petrolati, parabeni, siliconi, che si possono trovare comunemente su shampoo, bagnoschiuma, anche i solari e spesso anche sui prodotti per i bambini. E niente, per questo video non vorrei dire nient'altro, posso solo dirvi che leggere la lista degli ingredienti per chi all'inizio non è semplicissimo, ci vuole molto allenamento. Io ho impiegato davvero molto molto tempo per imparare a leggere abbastanza gli inci, non sono bravissima neanch'io, e nonostante ormai siano davvero tantissimi anni che leggo appunto gli ingredienti dei prodotti che acquisto, ho iniziato inserendo nel portafoglio una lista di ingredienti che volevo evitare nei prodotti che acquistavo, e questa, se volete, la potete trovare nel mio profilo Instagram, su una foto dove mi vedete praticamente vestita così, e dietro la mia foto troverete nella slide anche la lista degli ingredienti da stamparvi e sistemarvi nel portafoglio ogni volta che andrete, insomma, ad acquistare i prodotti da oggi in poi. E se vi fa piacere, insomma, la trovate sul mio profilo Instagram. Con questo non vuol dire che non imparerete mai, non vuol dire che non dovete farlo. Iniziate, perché comunque soltanto allenandosi si riuscirà poi ad avere un risultato. Questo serve soltanto a voi per essere più consapevoli sul prodotto che acquistate e scegliere eventualmente un prodotto che vi può piacere di più rispetto ad un altro, oppure insomma uno che sia più adeguato alle vostre esigenze o che vi eviti appunto dei fastidi. E niente, con questo è tutto. Io pensavo nel prossimo video, sempre se vi piace l'argomento, di spiegarvi un po' quali sono i gruppi principali degli ingredienti che potete trovare nei vari prodotti, con quelle parolone difficili che ho accennato anche in questo video, e in più volevo darvi anche alcune dritte per facilitarvi la vita, insomma, quando dovete acquistare un prodotto. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di condividerlo anche con gli altri.
Lasciate un mi piace o un non mi piace al video per capire se devo continuare con questo argomento. Lasciatemi un commento se volete parlare con me, se avete delle domande, se avete richieste per un eventuale prossimo video di questo argomento. Tutto quello che volete, io vi aspetto sotto nei commenti. E niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!